Giuseppe Iaeta, uno scossone per quanto riguarda la politica regionale e le nuove alleanze in vista delle elezioni 2019, ossia Gianluca Callipo va con Mario Occhiuto e insomma non è stata ben vista questa alleanza dal PD, dal centro-sinistra in generale. No, ma io intanto una premessa, io non mi stupisco di chi cambia idee, insomma, perché questo è all'ordine del giorno. Ovviamente questo afferisce a persone che sono in sole, Gianluca Calli, la sua autorevolezza, essendo anche un sindaco ormai da molti anni, insomma, stupisce e amareggia perché, insomma, non ho mai sentito in questi mesi, in questi anni, un suo travaglio pubblico, una sua polemica sull'organizzazione del partito, non ho mai sentito una sua lamentela verso il governo regionale. Insomma, appare questa cosa anomala, strana, che ovviamente stridente, a tratti un po' triste, perché diciamoci la verità, esteticamente non è bella questa cosa, è sgraziata, è disarmonica, cioè è come se chi vive nelle istituzioni indossando la fascia tricolore e tra l'altro rappresentando altri sindaci Nanci, grazie al sostegno del presidente Oliverio, a un certo punto si svegliasse e decidesse che insomma quella storia è finita. Io non ci credo a queste cose. Io credo invece ai travagli che ci possono essere, alle riflessioni che ci possono essere, ma mi pare che queste non abbiano interessato Gianluca Callipo. Per cui insomma credo che questa cosa non abbia senso e sia dannosa soprattutto per lui, che ha rappresentato, lo ricordo, l'altra parte rispetto a chi sosteneva Oliverio alle primarie, cioè Callipo ha rappresentato i renziani duri e puri, rappresentando anche simbolicamente il vento della rottamazione, insomma del rinnovamento. Oggi questa cosa ovviamente è dannosa, ripeto, dannosa per se stesso. Non avrà, come dire, non avrà nessun esito perché non può averlo. Che poi i cittadini rispetto a queste posizioni nelle urne ti puniscono, ecco, questo è, senza ovviamente utilizzare le offese per giudicare, assolutamente no, io rispetto le posizioni di tutti, ma esprimo un mio punto politico su una scelta che appare, come dire, insomma, cervellotica, ecco. Abbastanza, sì, una scelta che ha lasciato un po' basiti tutti. All'interno del PD adesso bisogna tirare le somme, però, è d'accordo? Ma questo è un altro ragionamento, è un ragionamento che stiamo portando avanti da tempo ormai, cioè il PD in Calabria fondamentalmente non esiste perché non c'è un gruppo dirigente che ha deciso di fare politica, c'è poco da fare, il problema non sono i nomi, il problema è, lo spiegava bene Beltroni ieri a Piazza Pulita, qui non si tratta di fare i nomi e di essere d'accordo uno sull'altro a livello nazionale, si tratta di mettere al centro un'agenda politica e capire il PD, che è una grande forza riformista del socialismo europeo, cosa vuole fare per i prossimi 10 anni. Il punto è questo, è un po' come ragionano i sindaci bravi sono quelli che, come dire, programmano, hanno una visione a medio termine, insomma nel giro di 10 anni, cambiare le proprie comunità, le proprie città, e così deve essere la politica. Oggi nel PD calabrese questo non c'è perché ci stiamo arroccando sui nomi del nuovo segretario regionale, non stiamo parlando di cosa vuole essere, insomma qual è il giudizio sul governo regionale, per esempio, perché io penso che quel giudizio sia discriminante. Perché io penso che quel giudizio è fortemente positivo e i dati, chi sfoglia oggi la stampa nazionale si accorge che la Calabria cresce. Dobbiamo riflettere su questa crescita, come rafforzarla, come sostenerla. Questo è il punto. La politica si fa sulle cose, sui contenuti, non sui nomi.